Ciao Bethesda.it, The Imitation Game, l'enigma di un genio. Per me questo film, decifrare questo film, è stato come decifrare Enigma, il codice usato dai nazisti per comunicare tra loro durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato quindi difficilissimo, molto molto complicato. E questo già non va bene per il tipo di produzione, secondo me, che volevano realizzare questi ragazzacci qua. The Imitation Game racconta la storia di Alan Turing, ma non è un biopic, anche se vediamo dei flashback e vediamo e quindi abbiamo un'idea di inizio e fine anche della vita di Turing, ma non è un biopic. È un film di guerra, ma non è un film di guerra. È un film di rapporti umani, ma non è un film solo di rapporti umani. C'è una storia d'amore, ma non è un film su una storia d'amore. Il modello doveva essere a Beautiful Mind. Un genio piuttosto disturbato a livello mentale, messo in una situazione di paranoia politica. E qui comincia il fascino e il limite di questo polpettone da Oscar, troppo problematico e troppo intricato, secondo me, per portare a casa qualcosa di consistente, a differenza del banalissimo A Beautiful Mind, o del meno banale Discorso del Re, che era un film perfetto, bellissimo, perché Il discorso del re è un film su un uomo che balbetta, che non balbetta più, e noi gli facciamo e vai, Ale, ce l'ha fatta. E la cosa più assurda di quel film è che, e questo ti fa capire il cinema quanto è bello quando ti manipola, che tu esci dal cinema esultante perché quel ragazzo che balbettava ha detto ai suoi, è un re, ha detto ai suoi sudditi che andranno a morire, ma l'ha detto senza balbettare. E questo è geniale perché era proprio fantastico. Giorgio VI dice che l'Inghilterra deve entrare in guerra, sta dando una notizia mortifera, ma tutti noi siamo felici al cinema perché l'ha detto senza balbettare. Capolavoro. Questa era la bellezza, secondo me, il centro di Il discorso del re. Mi sto bevendo in queste vacanze, eccolo qua, me lo sto bevendo e c'è una cosa che mi ha fatto molto pensare a The Imitation Game. Quando lui lavora con Sergio Leone e Bernardo Bertolucci a Casal Palocco, nel quartiere dove io sono nato, nella prima metà o poco dopo la metà degli anni 60, a casa di Sergio Leone, è lì che Dario Argento vede la villa cubista in 3D delle lesbiche di Tenebre a Via Goggia dei Leontini, che ossessionò la mia adolescenza e non solo. Quando andava a lavorare, quando Bertolucci e Argento lavoravano con Leone al trattamento di C'era una volta il West, Leone li trattava come dei bambocci e gli diceva: allora, qual è il centro di Sentieri Selvaggi? E c'erano Bertolucci e Argento, un po' come i ragazzini del Senso della Vita di Monty Python, che ma stavano lì, ma John Wayne, no, andava Leone. Il senso e il centro di Sentieri Selvaggi e John Ford sono i paesaggi e le atmosfere. Poi vedevano Johnny Guitar e Leone faceva a Bertolucci e Argento: qual è il centro di Johnny Guitar di Nicolas Rey? E Argento e Bertolucci, così in difficoltà, i paesaggi e le atmosfere. No! Il centro di questo film è Joan Crawford. E in questo modo Leone diceva a Ciccio Bello, Bertolucci e a Skeleton: Argento, doveva essere un trio divertente, Mario Brega, Ciccio Bello e Skeleton, dovevano essere esilaranti da vedere quei tre che andavano in giro nel mio quartiere. E qual era il senso della lezione di Leone? Un film deve avere un centro, un film commerciale, un film da Oscar deve avere un centro. Ve l'ho detto qual era il centro del discorso del re, questo film non ha centro. Ed è il grande problema. Comincia come un enigma alla soglia di sospetti, c'è un interrogatorio, c'è un uomo che racconterà la sua versione dei fatti, che poi diventa oggettiva, ma c'è una soggettività che scompare. E c'è A Beautiful Mind, c'è l'idea di far vincere l'Oscar a Cumberbatch perché è arrivato in un momento in cui deve vincerlo, ma la sua carriera è stata troppo fica e questo ruolo è troppo poco figo, secondo me, per fargli vincere l'Oscar, e quindi non lo vincerà, secondo me. Mentre Michael Keaton ha avuto una carriera così sfigata che con Birdman si trova nel momento giusto, al posto giusto, mentre Benedict è un po' andato indietro con questo film. Perché? Perché Turing è troppo antipatico. Perché la sua genialità non è ben rappresentata, secondo me. C'è un dialogo all'inizio con Charles Dance dove lui arriva in questo centro inglese per decodificare Enigma e la parte della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è un inizio nel 51 dove Alan è successo qualcosa, qualcuno è andato a casa sua a fare casino. Lui va dalla polizia e comincia questo, e c'è il poliziotto che ogni 2 secondi fa: c'è qualcosa che non va,
ci nasconde qualcosa questo Turin? Cosa nasconderà Alan? Alan comincia a raccontare la sua vita. In questo racconto, appunto, alla Kaiserzozze dei suoi sospetti, andiamo indietro nel 39, eccola! La guerra annunciata dall'uomo che non balbetta più, Giorgio VI, e comincia la Seconda Guerra Mondiale. Alan è un genio della informatica, della proto-informatica, che deve andare a decodificare il codice Enigma. I nazisti si scambiano delle informazioni, se gli alleati lo decodificano possono vincere la guerra. Il film diventa a quel punto un casino pazzesco. Alan è troppo antipatico, non sentiamo la sua genialità, ma poi vince troppo facilmente. Charles Dance lo odia, e Lannister l'avevamo già visto in Dracula Untold, ma Alan vince troppo facilmente, arriva pure Keira Knightley, ci sono i sorrisini, lui diventa pure simpatico, dalle mele che influenzeranno, poi la mela insomma alla fine arriverà pure, ma quelle mele della Apple di Steve Jobs. Ma poi a un certo punto io devo anche credere a un profondo senso di colpa, c'è uno svelamento alla fine del film, un profondo senso di colpa che ha colpito sempre Alan, che però è un affettivo, e questo è il grande segreto, e cioè che la guerra non l'ha vinta Dio, l'abbiamo vinta noi, ma sulla pelle e sulle palle di milioni di persone che sono continuate a morire nonostante noi avessimo decifrato Enigma. Insomma, io l'ho decifrato un po' Enigma, è un gran casino il film, e secondo me non ce la fa arrivare all'Oscar perché, come Leone avrebbe detto ai ragazzi che hanno fatto questo film, non c'è un centro preciso.